And her book says that battle was won by Niels Bohr, not with mathematics, not with scientific proof, with metaphor. So the battle that arrived at the agreed model, and it's never been quite agreed, but the agreed model, the agreed quantum model of quantum reality, was won by the scientists, amongst the scientists, with use of metaphor. And it's been metaphor that has given us artists access to the science world. Otherwise, hey, we don't have math. We don't have any of that stuff. So it's really important that not only... Oh, sorry. Okay, let's leave it there. Have you three points there? Allora, un altro elemento importante in questa estetica dell'arte interattiva è proprio quella della fisica quantistica. E in questo tipo di arte non esistono critici, non esistono teorici, non esistono storici, nel senso che nell'arte precedente, in tutta quella che è venuta prima, c'era sempre qualcuno che osservava, che scriveva critiche, che teorizzava. E questa invece è un'area, c'è solo un'area appunto in questo approccio a questa arte interattiva, che è quello teorico, appunto. Adesso vi cercherò di tradurre in vista questo... questa citazione di John Wheeler, però prima vorrebbe suggerirvi un libro, che è un libro di Mera Beller. It's Quantum Dialogue. Quindi un dialogo quantistico, la creazione di una rivoluzione. Sì, quello che Roy diceva era che c'è questo collegamento tra questi grandi passaggi paradigmatici venuti attraverso l'arte, ovvero Cézanne, Duchamp, e Pollock, che avete in mente prima quando parlavo del processo, quindi anche come processo in Pollock, all'avvento di un paradigma culturale nuovo, che è quello della fisica quantistica. Quando qualcuno chiede ma come fa a centrare un paradigma scientifico con quello della fisica quantistica con l'arte, lui indica nel libro di Mera Beller proprio una importantissima rivelazione, cioè la fisica quantistica non si occupa realmente solo di scienza, ma soprattutto di metafore, che è esattamente come l'arte. Quindi in realtà la grande shift che la fisica quantistica fa è un shift metaforico. Sì, quindi lui dice che ad esempio in seno alla comunità scientifica durante questo dibattito sul metodo che si dovesse utilizzare nella fisica quantistica c'è stata appunto una battaglia, un conflitto interno che è stato vinto non attraverso regole matematiche piuttosto che un approccio scientifico, ma attraverso la metafora. Adesso niente più importante riguardo al principio quantistico che questo, ovvero il concetto che distrugge il concetto del mondo che sta là fuori, con l'osservatore che è tranquillamente separato da esso dietro da una lastra di vetro di 20 cm.